spiegherò a fare un albero di Natale con la motosega come questo, che era già un albero. Si parte da un parallelepipedo, può essere anche un cilindro, un tronchetto, e lo si fa a punta. I primi passi sono questi, si fa a punta, ma senza regole, sia di qua che di qua. E dopo, sempre si può fare anche con la motosega. Si fa l'altra punta, ma senza regole, senza troppi regolamenti, insomma. No, come viene, viene, perché poi c'è tempo di aggiustare. Ecco, siamo alla prima base. Peccato che non potete sentire l'odore, che è una meraviglia. Eravamo partiti dal blocco di legno, che era parallelepipedo, ma potrebbe essere anche cilindrico. L'ho fatto a punta, che si può farlo con la motosega, ma anche a mano. E dopo, con una motosega piccola, comincio a incidere quelle che diventeranno i rami, le fronde e avanti. Ecco, adesso, una volta fatta la struttura, con una piccola motosega si fanno le rame. Mi è più comoda, ma si può fare con la motosega grande, normale. Ecco, si fa così e poi si salta. Ecco, si può vedere che vengono fuori i rami. Senza nessuna regola. È ancora finito, ma si può vedere come da un albero si fa un altro albero. Era già bello quando era albero. Questo è pinocembro, un profumo. Non è finito, ma è un oggettino interessante per Natale. Poi si mette lì e dura sempre. Buon Natale a tutti, tanti Natali.